Bene ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Giancarlo Gianchi. In questo video vi farò vedere, cioè vi spiegherò diciamo che cos'è Minecraft, diciamo da zero, partirò da zero e vi spiegherò praticamente tutte quante le cose basilari in maniera tale che voi potrete giocare come faccio io. E possiamo partire con il nostro tutorial su come, su che cos'è Minecraft. Quindi ragazzi, Minecraft è una sorta di gioco in cui si può costruire e dare sfogo alla nostra creatività. Ad esempio, vedete questi alberi? In questo momento mi trovo nel bioma della giungla. Chiaramente è un gioco anche molto naturale, perché essendo ambientato nella natura, tu praticamente quando cominci nella partita, chiaramente dovremo raccogliere legna per cominciare, perché la legna ragazzi è una cosa basilare. E praticamente all'inizio, quando cominceremo un survival in modalità sopravvivenza, dovremo fare questa cosa qui, raccogliere un po' di legna. E ragazzi, poi noi dovremo craftarla chiaramente e trasformarla in legna lavorata, che possiamo usare per costruire o per fare altre varie cose, come ad esempio bastoncini, e da quelli là possiamo ricavare esattamente vari tipi di utensili, come ad esempio la spada oppure il piccone. Quindi ragazzi, finiamo di prenderci un pochino di legna. Ragazzi, vediamo questa legna. Direi che per il momento può bastare. Quindi ragazzi, all'inizio quindi non dobbiamo fare questa cosa. E come già vedete, infatti ha una grafica molto semplice. Come vedete, cioè non è un gioco dalle immagini complesse. Infatti, come vedete, questi cubi, mi si era bloccato Minecraft. Come vedete, infatti, questi cubi, ad esempio, vedete, qua ci sono degli alberi strani. Come vedete, infatti, questi cubi non hanno una grafica molto particolare. Ah, questa qui ragazzi, perché lo sapesse, è lava, che diciamo non è gradita da molti giocatori, anche perché se ci cadiamo dentro moriamo, perdiamo tutto quanto, e diciamo che non è gradevole quando succede. Quindi praticamente noi in questo momento vedete che si sta facendo un buio, si sta scurendo il cielo. Tra poco arriveranno ragazzi dei mob, cioè ragazzi, perché non sapesse cosa vuol dire, sono praticamente dei mostri contro cui noi possiamo combattere, oppure semplicemente potremmo noi dormire, farci i cavoli nostri e ci svegliamo la mattina dopo che praticamente non ci sono più e stanno bruciando, perché ci sono vari tipi di mob, come ad esempio c'è il creeper, che sembra un cactus a prima vista, però è una cosa molto più pericolosa di un cactus, perché è praticamente un essere che ha la stessa funzione della dinamite, solo che è un vivente ed esplode quando ti avvicini troppo. E praticamente questa qua è la sua tecnica di difesa. Poi ci sta anche lo scheletro, che è una specie di arciere delle tenebre, possiamo chiamarlo, che praticamente sarebbe questo scheletro che porta con sé un arco in mano e praticamente ci potrebbe shottare tranquillamente con le frecce. Poi invece ci sta lo zombie, che è il più comune, che è semplicemente un personaggio normalissimo. Steve sarebbe ragazzi il personaggio iniziale del gioco, già vediamo un run, ci conviene scappare. Sarebbe il personaggio iniziale del gioco. Ragazzi, quello là è un creeper. Quello là è un creeper che vi ho detto. Ora vi farò vedere come scoppia. Infatti adesso mi ha fatto danno, ragazzi, ed è molto potente. Se stiamo troppo vicini, laggiù c'è uno scheletro, come potete già vedere. Vedo di farmi intanto queste cose qui. Sì, io ragazzi mi sto sprecando tutto quanto. Sì, ciao. Ragazzi, piazzo blocchi di legno. Direi
Ecco. Mi metto intanto questa roba qua. Dimmi, Viola, cioè, ragazzi, come sempre questa mia sorella che... Fai fare una barca. Ah, certo, anche una barca. Quindi, ragazzi, riprendiamoci la nostra crafting table. Infatti, ragazzi, come vedete in questo momento, mi sono fatto la piccozza di legno e la spada. Sempre di legno. Poi, noi più avanti, quando ad esempio andremo in caverna, lì c'è uno zombie che mi sa che sta venendo da me. Quando ad esempio andremo in caverna, ad esempio, adesso io vi faccio un esempio. Fatemi trovare un po' di roba. Vabbè, potrei anche scavare giù. Facciamo così. Tappiamoci un po'. Vabbè, no, non ci tappiamo. Vedete, questa qua, ragazzi, noi scavando in profondità... sta caricando. Noi scavando in profondità, adesso, in questo momento, abbiamo trovato della roccia. E però, ragazzi, in mezzo a queste rocce si possono trovare minerali, come ad esempio il ferro, il diamante, l'oro, i lapislazzuli, la resta e altri vari materiali. Poi, ragazzi, in Minecraft chiaramente ci devono essere anche pericoli maggiori rispetto a quelli che vi ho elencato prima, come ad esempio i mob, quelli che vi ho detto prima, i mostri. Ragazzi, infatti, come vedete, non è un pericolo maggiore, che non sempre può capitare, è meno comune, però, ragazzi, è molto più pericoloso, perché se non abbiamo il cibo a portata di mano, vedete, se riuscite a vedere quella barra con le coscette, quella barra con le cosce di pollo, quella là, ragazzi, è una cosa molto importante, e mentre giochiamo dobbiamo tenerla d'occhio, perché infatti... Se ci dovesse finire a zero, se dovessimo finire le costolette, alla fine praticamente sarebbe come morire di fame. E cioè, nella vita ci scende piano piano. E se non troviamo immediatamente del cibo, rischiamo di morire. E poi, ragazzi, avete visto questa cosa? Questa cosa è una crafting table che possiamo usare per craftare le cose un po' più avanzate. Ecco, ad esempio, adesso vi faccio una fornace e mettiamo anche le nostre due. Ecco. Craftare, ragazzi, significa praticamente costruire, possiamo dire, un modo in Minecraft di costruire. E praticamente, ragazzi, questo qua è un banco da lavoro, possiamo chiamarlo. Facciamo un po' di piccoli che ci servono sempre, e direi di fare così una miniera al volo, così tanto per ci espandiamo un po'. Facciamo così una cavolata. E intanto, ragazzi, intanto usciremo subito, praticamente. Quindi, ragazzi, certo, tra poco dovremo anche uscire. Mi sembra un creeper. Dovremmo anche uscire, anzi, facciamo così. Non usciamo subito, ma do un'occhiata più che altro. Ah, dove sta la luna? Perché devo vedere quanto manca. Ah, ragazzi, più che altro volevo anche dirvi, per prima di uscire, che la fornace, noi premendo tasto destro sulla fornace, ci si apre questo... questa schermata con questi slot, e in cui noi possiamo mettere cose da cuocere. Ad esempio, il ciottolo, se non lo mettiamo, adesso io metto della legna, questo qua cuoce e ci diventa la stone, ragazzi, che la stone sarebbe questa qua. E infatti, ragazzi, fa anche un po' di luce questa qui. Quindi, ragazzi, io direi adesso di approfittare un attimo. Faccio così al volo. Carbone, ragazzi, che sedere. Abbiamo avuto una bella fortuna, perché adesso possiamo fare le torce e ci illuminiamo un po'. Ah, ragazzi, il carbone è un elemento principale, anche perché con il carbone si può... ferro, mamma, fantastico, ragazzi. Come vedete, come avevo già detto prima, ci stavano anche vari minerali, che sarebbero questi qui. E poi vi insegnerò anche dei piccoli segreti che in Minecraft ci sono, come ad esempio quello là della, come si chiama, quello là della
di come trovare i minerali. Non è una cosa troppo difficile. Un elemento, diciamo, basilare, possiamo dire, è quello che praticamente noi scavando, praticamente avete visto quando noi abbattiamo gli alberi? Quando noi abbattiamo gli alberi, praticamente sorgono su questo blocco, nascono su questo blocco. Noi scavando in quel preciso blocco, scavando in giù sempre dritti, senza fare scalette, praticamente ai piedi dell'albero, dove la radice, praticamente noi scavando giù dritti possiamo trovare i minerali. Non sempre, però, ragazzi, abbiamo il 90% delle possibilità di trovare i minerali. Ragazzi, vedete che qua c'è accolto questa stone. Infatti, guardate, eccola qua, la nostra stone. In questo caso è pietra e come vedete c'è un nome diverso, cioè questo qua è il ciottolo. Perché infatti vedete i ciottoli. Un piccolo legno, non ci importa niente. E come vedete ragazzi, questa qua è la cosa basilare da imparare. Cioè non è la cosa basilare vedere questa cosa della stone, però è da imparare. Allora, sta per fare giorno ragazzi, quindi prendiamoci tutta la roba e usciamo fuori, così vi finisco di spiegare le cose del mondo fuori. Usciamo fuori, prendiamoci tanta roba. Ah ragazzi, volevo anche dirvi che noi posizionando due ceste vicine faremo la large chest, che sarebbe praticamente una cesta il grande il doppio, con il doppio degli slot all'interno, in cui noi possiamo depositare molti più oggetti rispetto alla cesta piccola. Quindi ragazzi, adesso andiamo avanti e ci costruiamo una bella casetta, non con questi 5 chiaramente perché sono troppo pochi, e ci prendiamo un po' di questa qui, un po' di legno, e ci dobbiamo costruire anche un bel rifugio. Quindi ragazzi, vi taglio il video appena ho preso un po' di legna, ci rivediamo. Ragazzi, ho preso un pochino di legna e ho trovato anche un po' di animali. Vi ricordate quel discorso delle costolette? Questo è un modo per prevenire che quella cosa che vi ho detto prima accada. Dobbiamo veramente uccidere degli animali, e a seconda dell'animale che uccideremo ci dropperà un tipo di carne. Droppare ragazzi vuol dire che ci darà. Infatti vedete che quando ci sono maiali ci dice costoletta di maiale cruda, perché si può anche cuocere nella fornace come ho fatto prima con la stonna. E il manzo crudo, che sarebbe diciamo la carne della mucca, che noi adesso ci mangiamo cruda, perché si può anche mangiare cruda le cose ragazzi, però danno meno vita rispetto a quando sono cotte. E ragazzi, ovviamente non si devono uccidere animali senza motivo, si devono uccidere o per mangiare oppure perché quando ad esempio adesso noi non abbiamo ancora trovato pecore, ma con le pecore ragazzi noi uccidendole almeno 3 ci dropperanno, come ho già detto prima, che droppare vuol dire che ci dà un pezzo di lana ciascuno, e con 3 pezzi di lana e 3 pezzi di legna possiamo fare un letto, che come vi ho già detto prima, così non ci rompono le scatole i mob e possiamo starcene tranquilli in casa nostra. Quindi ragazzi, come vedete, il bioma della neve abbiamo trovato. Cos'è il bioma ragazzi? Un bioma sarebbe praticamente un territorio, possiamo dirle. Infatti qua abbiamo un territorio collinare, laggiù abbiamo un territorio paludoso, qua abbiamo un territorio montano, possiamo dire, un territorio innevato, e quello di prima era un territorio, ragazzi, una bella sta valle, un territorio, non mi viene ragazzi, scusate, ah, guardate, questo qua ragazzi è un pozzo che possiamo trovare facilmente in giro, si trovano... ecco ragazzi, una pecora, si trovano, ma non sempre. Sono facili da... sempre mia sorella. Infatti mi avvertiva che c'è anche un maiale, ce lo prendiamo subito per mangiare. E ragazzi, come vedete è una pecora. Quando ho trovato una pecora, in genere ce ne sono altre nei paraggi, perché vivono in gregge. Hanno cercato di farlo sembrare molto più simile alla realtà. E l'hanno fatto che praticamente, in genere se ne trovano altre, non sempre. Però se ne trovano.
Abbiamo trovato la neve. Eh sì, l'avevo già trovata prima. L'abbiamo trovata, quindi, allora, io direi che se troviamo un villaggio... Ah, ragazzi, il villaggio... Ah, non te regolo. Il villaggio, ragazzi, praticamente sono delle strutture non costruite da noi, ma costruite praticamente dai villici. Ci sarebbero persone come noi che poi fanno scambi, ci costruiscono questi villaggi, varie strutture. Che sto mangiando un po'. Si costruiscono delle strutture dove noi possiamo andare e hanno anche delle varie cose, come ad esempio le come si chiamano? Le coltivazioni, ragazzi, che si possono fare molto facilmente. Poi vi farò vedere anche come. Certo. Ah, ragazzi, poi le caverne che noi possiamo trovare in giro così. Ci sono quelle cortissime e quelle lunghissime. Qua mi sa che continua. Se non sbaglio. Ah no? Ah, c'è ferro però. Ci sono quelle cortissime e quelle lunghissime che noi possiamo entrarci dentro e andare a prendere appunto i materiali. Fatemi sbrigare. E quindi, ragazzi, questo qua è, diciamo, la funzione delle cose. Quindi usciamo da qui. Da, guardiamo dell'altra. Non l'ho preso tutto il ferro perché tutto l'abbiamo già un pochino. Da, guardiamo io dell'altra caverna. Poi, ragazzi, vi farò vedere anche questa cosa. Allora, mettiamo un attimo la crafting table giù. Piazziamola. Vedete questa cosa? Questo qui, ragazzi, il tavolo per gli incantesimi, l'incudine, il banco di distillazione. Queste qua sono cose che si fanno più avanti. Ad esempio, il tavolo degli incantesimi, ragazzi, è una cosa che si fa con 4 ossidiane, 2 diamanti e un libro. E a cosa serve, ragazzi? Praticamente, ragazzi, serve a incantare i nostri oggetti in maniera che sono più potenti e più resistenti. Questo invece, ragazzi, serve per nominare le nostre armi. Come ad esempio, io una volta ho chiamato una spada mega. E praticamente, ragazzi, serve a questo e anche a ricostruirle, a ricaricarle. E il banco di distillazione, ragazzi, serve invece a fare le pozioni, che più avanti vi spiegherò come sono nei prossimi tutorial, perché ragazzi questo qua è un tutorial basilare. Poi noi possiamo anche trovare nel bioma della palude, possiamo trovare le streghe, ragazzi, che vivono in piccole abitazioni costruite su palafitta, che praticamente queste abitazioni sono un po' sembrano delle baracche, ma però ragazzi possono ospitare belle sorprese. Prenditi un po' di tabla e erba. Certo. Ah, ragazzi, guardate, vedete, ragazzi, il cavallino questo qua, noi dandogli da mangiare, però adesso non abbiamo cibo per lui, crescerà. O anche da solo, però si devono mangiare prima. Banco. Crescerà, ragazzi, e diventerà un cavallo. Anche i cavalli. No, perché? E praticamente, tanto non troppo niente, non troppo la pelle. E praticamente, ragazzi, noi lo potremo addomesticare, cavalcare e andarci in giro. Andremo molto più veloci e saremo molto più avanzati. Due cavalli. Non andare quella. Sta salvando il gioco. Quindi, ragazzi, continuiamo con il nostro tutorial. Ah, ecco un'altra pecora. Così potremo farci il nostro letto. Dago anche una buca a te. L'ho visto, sto prendendo. Quindi, ragazzi, adesso vi farò vedere il letto. Eccolo qua. Il letto. Che noi piazzeremo in questa maniera. E potremo dormirci, ragazzi. Infatti vedete la scritta, può dormire solo di notte. E ragazzi, quando saremo in multiplayer, cioè che giocheremo con altre persone insieme, si potrà andare a letto in contemporanea. Non si può andare a letto uno e l'altro no. Dago, ti bagliali. Mamma mia, quanti, ragazzi. Dago, ti bagliali. Un porcellicidio. Ah, ragazzi, intanto poi vi volevo fare una domanda.
vi volevo fare una domanda. Sapete cos'è l'azoto? Adesso stanno dicendo, sì, certo, è un tipo di gas, sì, certo, è. E però, ragazzi, non è questa qua la risposta. La risposta è che l'azoto è l'ultima lettera dell'alfabeto. E quindi, ragazzi, questa qua è la domanda che mi sono sempre posto e sempre mi posterò. Qua io mi invento i termini. I terminoli. Mamma mia, quante mucche. E quindi, ragazzi, questi qua sono le varie utilità. Prendiamo la mucca al volo, ragazzi, costruiamoci subito un rifugio. Al volo, tanto la legna ce l'abbiamo. Quindi costruircelo perché, ragazzi, andando via al sole non possiamo vagare così. Dobbiamo stabilirci in un posto. E in questa maniera saremo molto più protetti. Ah, ragazzi, là c'è un pollo. Se vedete, sul lato. Lì. Quindi, ragazzi, adesso costruiamoci velocemente una casa. Ci danno le mucche. Le mucche, tanto. Dimmi, Viola. Ok, mia sorella mi continua a accennare che ci sono le mucche, perché a lei, ragazzi, gli piacciono le mucche. A lei, ragazzi, piacciono le mucche. E in questo momento, ragazzi, sto facendo la base della mia costruzione. E chiaramente poi noi dovremmo lasciare un buchino per la porta. Ma la mucca sta andando via. Vabbè, tanto la prendiamo dopo. Adesso preoccupiamoci del nostro accampamento prioritario, che non fa bellissimo. Quindi, ragazzi, mettiamo tutta la roba così. Fatemi vedere una cosa. Ok, no. Mettiamo, diciamo, il tetto quasi della nostra costruzione. Facciamo direttamente così su ogni coso. Ma non mi dico che ho già usato uno stack. Dai, non mi dico che ho finito la legna. Beh, ragazzi, ho finito la legna. Quindi direi andare a prendere molto rapidamente. Cacco, bucca, pecora. Oddio, già prendere questo qua, mi sembra un cavallo adulto. No, anche questo è piccolo. Cago dentro una mucca. Sì, questo qua è piccolo. Cago dentro una mucca, una pecora. Prendiamo la nostra mucca. E anche pecora. Ma ora non ci serve. Sì. No, al momento non ci serve. Guarda la pecora. Sì, adesso mi metto la visuale così. Vorrei guardare che bel personaggio. Con lo schermo. Continuiamo. Oh. È un Enderman. Ah, ragazzi, vedete quello là? Non vi ho detto. È un Enderman. Questo coso, se lo guardiamo negli occhi, ci attaccherà. Ma io lo attacco prima. Ho fatto veramente paura quando si attacca, ragazzi, eh. E fa veramente paura. Ora se lo trovo così lo uccido una volta per tutte, perché sennò mi attacca. Ok, ragazzi, sono due creeper dietro. Devo scappare. Ah! No, ti prego. Perché tutti a me mi capitano? No! Sono zombie, ci si mette. Ok, sono quasi salvo. Uccidiamoci sto zombie. Via, oh! Siamo chiusi! Oddio, ragazzi! Mettiamoci il letto, vediamo un po' se riesco a dormire, oppure mi dice... Ah, no! Ah, facciamo colazione!
Buongiorno a tutti. Ma no, a notte. Mi sono alzato prima. Buongiorno ragazzi, mi sono svegliato. Sono una bella mangiata. Quindi ragazzi, andiamo a prendere un po' di legna. Attacco! Niente, non c'è nessuno. Io faccio attacco ragazzi, non c'è nessuno. Quindi, intanto andiamoci a uccidere quella mucca. Andiamo ad abbattere quella mucca. E anche pecora. La pecora. Ovviamente ragazzi, tutte quante le cose più complesse le potete vedere nei miei altri video. Ma perché tutti quanti piccoli cavalli? Tipo, perché sei piccolo? Me lo spieghi? Tu, perché sei piccolo? Ah, mo abbassi la testa e mi metto il broncio? Che? Fa lo spavaldo con la crinia. Fai bene a abbassare la testa, va. Ti metti in ginocchio sui ceci. Eccolo, la nostra mucca qua. No, aspetta, non ho preso tutto. Ah no, si è preso tutto. Mi sono ragazzi la tosse. Ah, vedete l'uovo? C'è dato il pollo. Ecco qua. Quindi, hai capito? Ma non muore la coda! Buono devi stare. Con questi zoccoletti di legno qua, vabbè. Ah no, non. Oh! Non prendo il mio porloccio che ti picchia sangue. Adesso mi guarda intristito. Se si è spaventato dal mio modo, ragazzi. Non muove. No, ragazzi, stavo dicendo, non muore questa coda, non la mostra. Quindi ragazzi, per quanto riguarda le costruzioni più complesse, molto più complesse, ragazzi, qua, se volete i miei video, le potrete vedere iscrivendomi al mio canale. Non solo iscrivetevi al mio canale e guardatevi, diciamo, tutti i miei video più complessi. Ad esempio, ho fatto un video ultimamente con come costruire una moto, diviso in parti, chiaramente parte 1, parte 2, queste cose qui. E, diciamo, guardatevi anche i miei video più complessi. Vediamo un po' quante pelle ho. Sono 5. Ma sono 6. Quindi, ragazzi, io direi che ragazzi, che finisco il rifugio, che vi ho spiegato tutto per questo video. Intanto andiamoci a prendere quella mucca e prendiamoci un po' di legna e finiamo il rifugio. E poi ragazzi vi faccio anche vedere come si costruisce la porta al tetto. Ragazzi, poi il tetto a scalini è una cosa un po' più avanzata, che al momento non mi voglio fare perché è un po' più complessa, se no dopo allunghiamo troppo il video. Perché già siamo a mezz'ora, quindi mezz'ora per un tutorial di come spiegare Minecraft mi sembra un po' troppo. Quindi andiamo avanti prendendo la legna. Spero di non perdermi casa, perché io ragazzi mi perdo nella mia stanza. Quindi ragazzi, blocco il video e ci vediamo fra un po'. Ragazzi, siamo finalmente giunti alla nostra casa. E come al solito ragazzi mi sono perso. Cioè non mi ero perso. Mangiamoci una bistecca al forno, alla brace, come si dice. Ok, prendiamo la nostra legna e devo dire che me ne è venuta veramente tanta. Finiamo di chiudere qua sopra. Ragazzi, poi questa qua è una struttura molto semplice. Poi vi farò vedere anche nei video le strutture più complesse, cose che ho già fatto. Come ad esempio, poi ragazzi, una cosa molto bella che ho fatto, sono molto soddisfatto di quel video, è andare a vedere come creare un porto, come fare un porto. E devo dire che è un bellissimo tutorial, chiaramente completo, di come fare un porto completo, ragazzi, di negozi, pontili, moli, stazione di rifornimento. Però ragazzi, devo ancora fare la terza parte, e nella terza parte ragazzi finirò il tutorial e farò video e farò le barche nel terzo episodio. Facciamo delle finestrine qui senza vetro,
ragazzi, il vetro poi lo devo cuocere, ci vuole un po' troppo e non mi va, sinceramente. E il vetro, ragazzi, si prende dalla sabbia, perché non lo sapessi. E bisogna cuocere la sabbia dentro la fornace e abbiamo fatto il vetro. Mettiamo un paio di torce così, una così, una così, una così. Poi togliamo le erbacce. Le erbacce dentro la sabbia non mi piacciono. Poi vedete che ci danno anche i semi per fare la piantagione, come ho già detto prima. Quindi mettiamo questa qua, poi prendiamo queste e queste, e facciamo ta ta e ta. Poi ragazzi, adesso vi voglio far vedere anche un'altra cosa, un po' più carina. Vedete questa cosa? Queste cose qui sono le armature che si possono fare con il diamante, quello che preferisco. E infatti vedete che qua ci dice le cose che possiamo fare, direi di farmi pantaloni di pelle. E infatti vedete bene che mi sono messi i pantaloni, ve lo faccio vedere meglio. Ah, ma usciamo fuori di casa e c'ho pantaloni, ragazzi, che bello i pantaloni. La maglietta ancora non ce l'ho, sto torso nudo, così sono un selvaggio. E ragazzi, concludiamo con la nostra porta. Sì, io cerco la porta, ragazzi, nei posti meno compatti. Sì, ciao. Ho sbagliato. Perché se la metto su cosa fuori. Sì, ma cioè ragazzi, io metto la porta. Guardate. Ragazzi, ora direi che il nostro video è finito. Anzi, no, non è finito. Facciamo così, va. Ma rimango solamente due. Vabbè, come due. Non ci importa niente a noi. Facciamo così, va. Una cavolata così al volo. Anzi, un'altra cosa in bella. Altri due. Mia sorella che tossisce come una pazza. E mettiamo anche questi qua. Mettiamo quindi questi così e questi qua della giungla. Così. Per abbellire un po' la nostra casetta. Quindi ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Come sempre vi dico, iscrivetevi al mio canale, mettete i pollici in su. Da Giancarlo Gianchi è tutto. Ciao a tutti.